Ciao, benvenuti a questo talk. Sarà, è sempre molto difficile parlare in pubblico, ma dopo i primi 2 minuti diventa più facile, quindi sarà tutto più scorrevole man mano che le cose passano. Va bene. Io sono Simone, lavoro a Uni, che è questo progetto di misura della censura, e quello che pensavo di fare qua è raccontarvi un po' cose che stanno succedendo, diciamo, di recente, ma parlarvi anche del progetto in quanto tale, di quello che facciamo, eccetera, di modo che arriviamo alle cose che facciamo con un po' più con scorrevolezza. Ok? Allora, questa è una slide molto, molto buffa che tipo rubo dal fondatore del progetto, Arturo. Sostanzialmente uno dei discorsi che si fanno quando si parla di censura è che la censura potenzialmente permette di alterare la realtà, nel senso che chi ha il potere può fare vedere o non fare vedere certe cose, e quindi sarà completamente, unicamente un discorso sul potere, però ci sono, direi, due dimensioni che bisogna, diciamo, subito distinguere, nel senso che è possibile fare della censura o comunque omettere informazioni o manipolarle a livello dei contenuti, ed è possibile fare lo stesso tipo di attività più a livello di rete. Per esempio, a livello di contenuti potrebbe essere il riordinamento della timeline su Facebook, o il fatto che certi contenuti vengono nascosti. E a livello di rete invece è proprio qualcosa che ha a che fare con i pacchetti. I pacchetti arrivano, vengono cancellati, vengono modificati, eccetera. Quello di cui ci occupiamo noi è la seconda cosa, non la prima. Quindi, tipo, tutto quello che dirò sarà solo relativo a questo aspetto, che è un po' l'aspetto di mettersi dal basso e cercare di capire che cosa succede nella rete. Ok, l'analogia che a me piace pensare per sentirmi in un videogioco, in qualcosa di cyberpunk a volte, è quella del controllo al confine, nel senso è un po' il discorso del firewall, se vogliamo, io ho autorità su una certa rete e voglio permettere a alcune cose di entrare e altre di non entrare. E molto spesso quello che accade dal punto di vista globale è che ci sono, tendenzialmente parliamo di stati, gli stati che hanno giurisdizione su qualcosa, ma non su tutto. Quindi, nel momento in cui esiste un ipotetico servizio, un sito, che può creare dei problemi alla policy più o meno esplicita di uno stato, se lo stato può intervenire in qualche modo dal punto di vista legislativo, lo fa. Ci sono dei casi in cui non può farlo, perché questo servizio si trova, per esempio, oltreoceano, o addirittura si trova, diciamo, talmente distante, talmente in un contesto diverso che sarebbe molto difficile intervenire. In questo caso interviene un meccanismo che è simile a quello che è il meccanismo dei controlli alla frontiera dei beni e dei servizi che entrano. Quindi l'analogia che almeno io vedo è questa, diciamo, che vedo molto. E una cosa che non c'entra ancora tantissimo col discorso, però, cioè col discorso specifico, diciamo, dei pacchetti, eccetera, ma che è una riflessione che mi piace anche se non è il mio campo, è una riflessione abbastanza geopolitica. Mi è capitato recentemente di leggere delle cose sulla guerra dell'oppio e da quello che ho capito io, una delle cose principali che la Cina voleva fare nel suo rapporto con la Gran Bretagna in questa tensione che poi è scalata proprio in un conflitto militare era poter controllare che cosa poteva entrare e non entrare in Cina. In un certo senso, chiaramente sono cambiate molte cose, però continua a esserci dal punto, ma non solo da parte della Cina, ma da parte di stati vari, questa voglia di poter. Questa cosa è veramente assurda. Ok, scusate. Non. Sì. Ok, l'ho messo in modalità aereo. No, appunto, questa cosa di sostanzialmente di poter dire io voglio applicare la mia legge al mio tratto di internet, che è una cosa che forse è banale, però tipo all'inizio non ci riflettevo e quando pensavo a cose come, non so, la dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, in un certo senso ci credevo e mi piaceva. E poi piano piano mi sono reso conto che però c'è questa dichiarazione di indipendenza, c'è una voglia di sentirsi una comunità un po' più, diciamo, globale, staccata, ma poi ci sono queste regole che sono molto forti e c'è la possibilità di intervenire. Quindi questo è un po' come io vedo la cosa di cui vi parlo, prima di parlarne, ok? Uni sta per Open Observatory Network Interference ed è nato come progetto free software ed è nato tipo nel 2011, a fine 2011.
Per come lo vedo io, secondo me è andato molto oltre essere solo un progetto free software, è diventato, secondo me, un qualcosa che ha a che fare anche con processi umani, con ricerca. Sembra quasi, dal mio punto di vista, molto più un'attività di ricerca che solo un progetto free software, anche se al cuore c'è comunque un insieme di tool che sono free software. Qua vi ho messo tipo i nomi di tutti gli umani che ci lavorano, incluso me. E il motivo per cui li ho messi è perché parlandovi molto brevemente di ognuno, vi aiuto a capire come è fatto il progetto, cioè che cosa sono tutte le cose che succedono. E quindi sostanzialmente abbiamo un tot di persone che lavorano allo sviluppo, ma a pezzi diversi. Io mi occupo di fare, diciamo, quello che è il motore di misura delle censure. Diciamo della censura, ma anche di altri tipi di attività tipo performance che abbiamo nell'app mobile e che presto sarà il motore per tutto quello che facciamo. E quindi sono abbastanza distante dal front-end o dalla grafica delle app e non mi occupo sempre di data analysis. Leonid, la persona che sta lì, diciamo, a fianco a me, invece si occupa tantissimo di back-end e di data analysis. Arturo, che è il fondatore, fa un po' tutto, diciamo tutto quello che ha a che fare con lo sviluppo e anche il design. Elio si occupa di design, Lorenzo si occupa prevalentemente dell'app mobile e del suo aspetto, e Maria si occupa della ricerca e della partnership. Ora, il motivo per cui vi ho citato tutti è perché esiste una specie di, se vogliamo, catena del valore di Uni che parte dal fare le misure e dal raccogliere le misure, quindi parte da avere un motore, poi ci vuole un'app che sia piacevole per gli utenti e quindi qua entrano in gioco il designer e lo sviluppatore dell'app stessa. Poi c'è tutto un back-end che tendenzialmente non si vede ma fa un sacco di lavoro e che formatta e mette a posto i dati di modo che poi si possano navigare, che possano essere accessibili. Quindi c'è proprio tutta questa, e al fondo di tutta questa pipeline c'è quella che secondo me è la parte più importante e che è quella meno geek, cioè Maria, che studia il contesto dei paesi. Si fa aiutare da Leonid o da Arturo o da me a analizzare le specifiche misure e produce dei report sul paese dove vengono descritte cose interessanti nel contesto geopolitico di quel paese. Quindi una cosa che cerchiamo di fare è capire perché succedono le cose e l'altra missione che secondo me abbiamo è cercare di essere neutri, cioè noi non diamo un giudizio ma cerchiamo di dire abbiamo misurato questa cosa, è probabile o non probabile che questa cosa abbia un qualche tipo di legame con la censura e questa cosa è legata a questi eventi che sono successi. Ok, al cuore di tutto questo c'è l'assunzione praticamente sempre vera, direi, che nel mezzo tra due endpoint che stanno ai bordi della rete ci sono macchine che sono in grado di analizzare quello che passa e fare delle cose. Queste cose possono essere scartare pacchetti che passano, modificare pacchetti che passano, ritardare pacchetti che passano, aggiungere dei nuovi pacchetti, eccetera. Diciamo, le possibilità sono tante. C'è un limite che è molto importante, che è il costo e la scalabilità, per cui nel senso che queste macchine non possono fare tutto diciamo, e costa implementarle. Per cui uno dei risultati, diciamo, di aumentare la difficoltà di censurare, che i costi salgono per chi vuole censurare. È una distinzione che si fa quando si parla di queste middle box, di queste macchine che stanno nel mezzo, è se sono nel flusso, se sono, diciamo, nel flusso, quindi se i pacchetti passano fisicamente attraverso quella macchina, oppure se sono fuori dal flusso, quindi la macchina riceve una copia del traffico e poi cerca di fare delle azioni. Questa è una distinzione che in realtà è abbastanza importante per capire quello che sta succedendo. Se il talk va come spero, che procede bello smooth, alla fine vi racconto delle cose sull'Egitto che sono abbastanza recenti, di un paio di settimane fa, dove Leonid ha speso parecchio tempo a cercare di capire che cosa c'era dentro la rete fisicamente, eccetera. E niente, comunque, questo non so da dove l'ho preso dalla presentazione di qualcun altro, ma comunque è un po' la situazione in cui ci capita di trovarci. Cioè, ovviamente ci sono questi autonomous system number, cioè delle reti in cui succedono delle cose, queste reti si collegano tra di loro ed è possibile che ci siano delle macchine con delle policy installate, queste middle box, in vari punti. E una cosa che è abbastanza importante ed è il motivo per cui
facevo prima il discorso dentro il flusso, fuori dal flusso, eccetera, è anche cercare di evitare di dire delle cavolate, cioè di attribuire a qualcuno qualcosa che non sta facendo perché magari lo sta facendo qualcun altro. E questo in realtà dipende tantissimo, io non sono super esperto, però dipende tantissimo da come è fatto internet in quel paese. Quindi questa è una delle ragioni per cui, ad esempio, come vedremo, noi cerchiamo di avere dei partner sul posto che ci aiutino a capire. Per esempio, ci sono reti come l'Egitto, dove l'incumbent, il provider principale, di fatto possiede quasi tutta, se non tutta, l'infrastruttura. Ci sono reti dove ci sono vari punti di uscita dal paese, no? E invece casi in cui ci sono un unico punto di uscita. Se non vado errato, l'Iran è una specie di enorme LAN con un tot di punti di uscita. La Cina stessa comunque ha tipo questo sistema chiamato grande firewall al bordo che comunque separa tantissimo ciò che sta dentro e ciò che sta fuori. Quindi questa è anche una considerazione importante perché a volte c'è un provider, quello che succede è che noi abbiamo un'app, la persona schiaccia un bottone, esegue un test e vede Vodafone, ma non è detto che sia veramente Vodafone che sta implementando quel tipo di policy, potrebbe essere qualcuno upstream che lo sta implementando. Quindi questa è una cosa che di nuovo adesso non vi voglio anticipare troppo l'Egitto, però nell'Egitto si vede una di queste cose che adesso non voglio neanche creare troppa aspettativa, però insomma. Ok, allora il tentativo, che non è facile, soprattutto perché le reti sono statistiche, è cercare di avere tutto il più open possibile. Quindi le metodologie open significa che su GitHub, se cercate, c'è un repository dove è documentato il modo in cui facciamo le misure perché pensiamo che sia giusto e periodicamente discutiamo e cerchiamo di migliorare il modo in cui le facciamo. Il software è software libero, i dati sono dati aperti e nel senso che sono appunto scaricabili e il fatto di hostarli è una cosa che prende parecchio del nostro tempo di organizzarli e di renderli diciamo visibili. Questo è tutto l'aspetto della pipeline. E il tentativo di fare ricerca riproducibile, anche se secondo me non è facilissimo perché appunto le condizioni su internet variano. Tuttavia, una delle assunzioni di base, penso metodologiche, del progetto è cercare di avere due cose. Da un lato, se guardiamo proprio anche alla storia del progetto, abbiamo cercato di avere degli endpoint, dei punti di misura fissi nel paese che durassero tanto tempo e facessero misure longitudinali. E dall'altro cercare di avere tanti utenti per cercare di appunto capire che cosa sta succedendo e insomma quanto. Cioè nel senso cercare anche di tenere conto di fattori come il rumore o i problemi di connessione che si possono verificare, eccetera. Allora, Uniprobe come tool nasce appunto nel 2011 ed era un tool scritto in Python e io in realtà non c'ero. Quando sono arrivato io era molto avanti nella sua storia. Comunque la cosa interessante è che questo tool era iniziato come una specie di collezione di script e poi è diventato una libreria Python pluggabile dove ci sono tutta una serie di task che si possono fare che poi vi racconto. Diciamo, questa è l'origine del tutto. Quello che si vede lì nello screenshot è Tor che sta facendo il bootstrap. Perché, tra le altre cose, perché Uni nasce come progetto dentro Tor, quindi tipo, soprattutto la versione in Python ha da sempre avuto un'integrazione con Tor che funzionava banalmente lanciando Tor e configurandolo con txtorcon. E su mobile, e poi alla fine vi racconto cosa stiamo cercando di fare, non è così semplice perché ad esempio, come sapete, su iOS non si può forcare, su Android si può, ma bisogna fare degli hack. Quindi, insomma, una delle cose che stavamo cercando di fare recentemente era avere un Tor migliore su mobile che assomigliasse a una libreria. E di questo vi posso raccontare poi dopo, però, insomma, volevo seguire un po' l'aspetto cronologico. Allora, a un certo punto nella storia di Uni compare questa cosa che sono le test list. Le test list sono repository su GitHub e sono repository che è mantenuto da alcuni sviluppatori di Uni, da ricercatori del Citizen Lab dell'Università di Toronto. E sono importanti queste liste perché sono l'input che viene utilizzato da Uni quando facciamo dei report e diciamo in quel paese ci sono un tot di siti bloccati. Quindi, tipo, che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che abbiamo tendenzialmente per ogni singolo paese due liste, una lista globale e una lista per paese. L'obiettivo della lista non è avere l'elenco di tutti i siti bloccati, ma è avere una buona, diciamo, varianza di tipi di siti, di modo che sia possibile capire come è implementata la censura in quel paese e estraendo da un campione
ipotizzare quali siano le categorie che sono maggiormente colpite. Adesso in questo screenshot si vedono solo news, però esistono un tot di altre categorie, quindi per esempio siti che hanno rilevanza politica, siti no, pedopornografici no, noi non possiamo, non li conosciamo, non possiamo metterli, ma siti pornografici sì. E tra l'altro questa cosa è una cosa che in alcuni paesi ci crea dei problemi perché ci dicono ma come mai, no? La ragione iniziale per cui li abbiamo messi è sostanzialmente che spesso sono bloccati, quindi ci aiutano a capire in che modo sostanzialmente viene implementata la censura in un certo paese. Diciamo, è abbastanza probabile che alcuni siano bloccati. Una cosa che stiamo facendo adesso con le app per venire incontro alle esigenze degli utenti è permettere di scegliere i tipi di sito che la persona vuole che vengano, diciamo, che vengano analizzati. Quindi questa, diciamo, è una milestone nella storia del progetto. Poi abbiamo svoltato nel momento in cui abbiamo creato questa distribuzione per Linux, che sostanzialmente ci permetteva di fare una delle cose che stavo dicendo un attimo fa, ossia avere delle ancore nei singoli paesi che continuassero a eseguire misure. In questo modo, diciamo, ci dà due funzionalità questo tipo di device. La prima è che eseguiamo misure tutti i giorni e quindi vediamo come cambiano i risultati delle misure. E la seconda è che alcuni di questi possono essere configurati dalle persone che li ricevono, e adesso vi spiego qual è il modello con cui lo ricevono, per permettere a noi di fare SSH da remoto e quindi di fare delle misure aggiuntive che non sono facili da fare se non hai la possibilità di fatto di scriptare. Perché tendenzialmente, per quanto uno possa cercare di prevedere tutto, ci sono sempre delle situazioni nuove. Mi ricordo quando è stato bloccato per la prima volta WhatsApp, in Brasile, io stavo per andare a dormire, stavo lì che guardavo roba su Netflix, mi arriva un messaggio, hanno bloccato WhatsApp in Brasile, stai in piedi con altri fino tipo alle 4 per cercare di capire cosa stava succedendo. Quindi tipo, quello è comunque una cosa che fa parte della vita. Il modello che abbiamo creato è esattamente questo. Questa slide è qua per rappresentare una cosa che noi facciamo che si chiama partnership, ossia, come dicevo, sono partnership più o meno formali con organizzazioni di altri paesi che ci offrono un tot di, diciamo, cioè è uno scambio mutuo fondamentalmente. Noi forniamo loro assistenza per quanto riguarda il software e li aiutiamo a capire le misure che noi raccogliamo. Quello che loro fanno è darci il contesto del paese, il contesto legale che è importantissimo, per esempio, quanto è rischioso eseguire misure. Noi non siamo in grado di rispondere a questa domanda per qualunque paese. E in realtà anche le persone a cui abbiamo chiesto, che sono della Harvard Law Clinic, non sono stati in grado di darci una risposta per ogni paese, per cui comunque questa idea che noi abbiamo, che tendenzialmente non è pericoloso, ma che dobbiamo spiegare, diciamo, all'utente che cosa fa l'app, va poi qualificata nel paese specifico. E quindi ci forniscono questi servizi. Una delle cose che tradizionalmente i nostri partner facevano era ospitare questo Lepidopter, questo Raspberry Pi, nel loro ufficio e permettergli di fare le misure. Questa cosa ha funzionato bene per un po', il problema è che tendenzialmente morivamo di logistica, cioè dovevamo comunque ordinare un sacco di Raspberry, flasharli, spedirli, e poi non è facilissimo perché diciamo la frontiera è ancora più stretta del firewall, quindi a volte non passavano i Raspberry, a volte venivano persi, a volte c'erano ritardi, a volte venivano mandati, ma nessuno poi fisicamente sapeva come operarli, perché c'era magari una persona che li prendeva in un posto, li dava ad altri che poi però non sapevano come fare. Allora ci sentivamo al telefono, cercare di capire, no, ma prova a scrivere questo indirizzo nel browser, lepidopter.local, eccetera. Quindi diciamo è un esperimento bellissimo, però un esperimento che ci faceva sanguinare un sacco. Lì abbiamo deciso che dovevamo comunque diversificare, avere anche qualcosa che funzionasse un po' meglio, e questa è stata l'app mobile. L'app mobile c'è da febbraio 2017, c'è cioè per iOS e Android. L'engine di misura è quello a cui prevalentemente ho lavorato io ed è la cosa che adesso useremo anche diciamo, per la reimplementazione del tool su desktop a cui stiamo lavorando. Sostanzialmente il mobile pone un sacco di problemi diversi, ci sono, le cose funzionano molto peggio, non ci sono permessi di root che in alcuni casi noi usavamo per fare test, quindi comunque ci sono certe cose che sono più difficili da fare.
Però la cosa che il mobile ci ha portato sono tantissimi utenti, perché comunque è molto facile installarlo. Quindi in realtà la seconda svolta nella storia di Uni è stato il momento in cui abbiamo rilasciato le app mobile. Svolta nel senso che tutti i servizi che avevamo di back-end per gestione hanno cominciato a prendere fuoco e noi dovevamo cercare di non fare spegnere tutto. Che cosa misuriamo? Allora, qua ho preso, diciamo, degli screenshot dal sito e non andrò nei dettagli di tutto. Però tendenzialmente la prima cosa che cerchiamo di misurare è si può accedere ai siti web, e in particolare il test che facciamo di più in assoluto si chiama Web Connectivity, è quello che prende in input le liste di misura, e adesso vi spiegherò che cosa fa. Abbiamo anche altri test che usiamo meno, perché tendenzialmente tendiamo a fare sempre Web Connectivity, e quando notiamo che ci sono anomalie cerchiamo poi di raffinare o di chiedere alle persone di fare dei test specifici. Ah, una cosa che non ho detto è questa: la modalità di funzionamento dei test è per i dispositivi Raspberry automatica, per l'app è manuale, quindi la persona deve schiacciare e dire fai un test. Ci sono alcune cose su cui stiamo lavorando che ci permetteranno entro 6 mesi probabilmente di reagire a quello che vediamo, quindi per esempio vedere dei bloccaggi di certe URL e fare dei test, e ordinare a dei device di fare dei test, se l'utente ci dà il permesso, di fare dei test ulteriori per capire meglio cosa sta succedendo, ma questa cosa non è ancora implementata. Allora, come funziona Web Connectivity? Idealmente quello che vorrebbe fare è emulare il comportamento di un browser che cerca di accedere a una URL. In realtà ci sono delle limitazioni, però tipo comunque è un'approssimazione già abbastanza buona. La prima cosa che facciamo è una richiesta DNS. La seconda cosa che facciamo è una connessione TCP, e la terza, ovviamente, gli mandiamo sopra una richiesta e vediamo quello che arriva. E è chiave in tutto questo avere un altro canale che possiamo utilizzare per vedere che cosa si dovrebbe vedere. E tradizionalmente in Uni questo era Tor. In realtà nel tempo abbiamo smesso di usare Tor perché siamo passati su mobile e non eravamo ancora capaci ad avere Tor su mobile che funzionasse come volevamo. In particolare non riuscivamo, ed è una cosa che ancora, cioè, non è ancora stata mergiata nel master di Tor, non riusciamo bene a spegnere Tor e rifarlo partire senza chiudere tutto il processo. Quindi quella era una limitazione che avevamo. Inoltre c'è il problema con Tor che non sappiamo dove usciamo, in alcuni casi c'è Cloudflare, quindi abbiamo comunque una pagina completamente diversa. Quindi tendenzialmente quello che noi facciamo è provare questi tre tipi di interazione e poi vedere quello che succede. E adesso vi faccio vedere direttamente un pezzo di un risultato tratto direttamente da misure di un report che è di 3 giorni fa. E questo è un report, non ricordo il paese, penso sia il Mali. Comunque, quello che succede è sostanzialmente questo. Questo è un esempio di quello che noi chiamiamo bloccaggio TCP/IP. Abbiamo provato, questo è un JSON espanso, un po', diciamo, reso più bello, ma è sempre un JSON. Abbiamo provato a fare una richiesta TCP e abbiamo avuto un timeout, e lo stesso quell'altro timeout sopra la richiesta HTTP. Tendenzialmente quello che cerchiamo di fare noi è classificare gli errori socket che ci interessano e cercare di metterli lì dentro e di usare quello per dire quello abbiamo visto questo tipo di errore. E il timeout è un po' più grigio perché appunto capita spesso da mobile che ci sia comunque un timeout che non sia censura, ma che ci sia comunque una rete che funziona molto male. Stiamo parlando non solo di paesi avanzati, ma anche di paesi dove la connettività varia tantissimo e quindi questo è un problema che prendiamo in considerazione. Il DNS, quello che vediamo col DNS è semplicemente c'è stato un timeout oppure abbiamo ricevuto una richiesta con un codice tipo NXDomain, che in quel caso ci dice non esiste l'host, oppure un'altra cosa tipica che succede tantissimo è che ci viene ritornato localhost. Quindi questo, di fatto quello che noi facciamo in realtà è raccogliere le misure sul device, dare all'utente delle informazioni e tendiamo a non dire all'utente guarda, sicuramente qua c'è censura, e quello che facciamo poi è quando abbiamo tutti i dati nella pipeline cercare di analizzarli, e siamo molto conservativi. Se andate sul nostro sito, le volte in cui diciamo è sicuramente censura sono molte meno delle volte che abbiamo visto anomalie, perché preferiamo appunto dire non lo sappiamo, non siamo sicuri, che dire sicuramente c'è censura. Ok, un'altra cosa che facciamo da un po' e che è nata appunto poco dopo quella crisi di cui vi raccontavo di notte, è cercare di capire se sono bloccate le app per chattare. Questa cosa in
In realtà è interessante perché capita molto spesso che ci siano i siti o internet, diciamo la navigazione che funziona, ma le app per chattare bloccate. Il motivo è che i pattern di uso non sono gli stessi in tutto il mondo. Per esempio, io sono stato a Cuba, poi magari vi racconto, e a Cuba internet viene usato prevalentemente per parlare con qualcun altro, molto meno per navigare, almeno questo un anno fa, poi magari le cose sono cambiate. E quindi tipo quello che succede è che magari, come vedremo appunto per il Mali, c'è un'elezione, pare che abbiano diciamo spento i principali servizi di chat. Come facciamo a misurarli? Questa è una cosa che è abbastanza tipo nella categoria ruote di legno, cioè noi semplicemente ci connettiamo agli endpoint che abbiamo capito essere gli endpoint per reverse engineering a cui ci dobbiamo connettere e vediamo se riusciamo a installare una connessione TCP. Vuol dire questo che veramente uno potrebbe chattare? No, in realtà no, però effettivamente non è facilissimo farlo. E di questi siti, l'unico che ci ha di queste app, l'unico che ci ha minimamente dato un po' di considerazione è Facebook, ma comunque non sembra facile avere un test completo che possa dire end-to-end se è stato mandato un messaggio. Un'altra cosa che facciamo, e questi sono i test più antichi, e secondo me sono veramente i più belli, cerchiamo di mandare dei messaggi che sono HTTP valido oppure HTTP invalido e vedere se questo fa sclerare una qualche macchina o un qualche proxy che sta nel mezzo. Per esempio questo si chiama HTTP Invalid Request Line, HIRL, e quello che fa sostanzialmente è mandare una richiesta HTTP con un pezzettino della richiesta, tipo in questo caso un metodo completamente a caso, e vedere che cosa succede, con l'assunzione che se vediamo un errore, probabilmente abbiamo fatto sclerare una macchina nel mezzo. Se invece ci rimbalza, ecco, lo facciamo con un server che dovrebbe fare l'eco del messaggio, per cui tendenzialmente, se non ci ritorna indietro quello che abbiamo mandato, ci rendiamo conto che c'è un problema. Questa cosa è stradiffusa e in realtà è stradiffusa ed è normale, nel senso che c'è pieno di cache e le cache sono spesso per ragioni di performance e non di censura. Quindi, tipo, in realtà, esempio, questo sono io in treno questa mattina, tra l'altro alle 6:18, quindi ero veramente stanco e lo sono tuttora. Ho fatto questo test, io ho Vodafone, e quello che succede è che questo test è fallito. Perché è fallito? Si vede bene nello screenshot centrale in quella a destra perché ha provato a mandare un po' di cose a caso. La terza, quel get slash HTTP con un numero di versione sbagliato, è morta, cioè non è mai arrivata una risposta. Quindi questo è un esempio di come cerchiamo di capire se c'è una middle box. E nel tempo quello che cerchiamo di fare è aumentare il numero di signature che abbiamo, quindi di tipi di richieste che facciamo, di header che consideriamo per capire se ci sono altre middle box. Un'altra cosa che facciamo, questa la facciamo al momento solo su desktop, ma stiamo lavorando a farlo su mobile, è cercare di capire se Tor funziona. In realtà ci sono un tot di aspetti. Il primo è Vanilla Tor, cioè Tor senza nessun tipo di offuscamento. Proviamo a tendenzialmente lanciare Tor, aspettiamo 600 secondi, se entro 600 secondi Tor non ci dà il messaggio sostanzialmente 100% sono riuscito a collegarmi, consideriamo che non siamo riusciti a collegarci con Tor. E Tor Bridge Reachability, abbiamo un sottoinsieme di bridge che sono pubblici e li testiamo per vedere se da un certo posto si riesce a raggiungere il bridge. I bridge sono sostanzialmente delle macchine extra che le persone possono utilizzare per connettersi alla rete Tor. L'assunzione è che diciamo un avversario potrebbe enumerare tutti i punti di ingresso standard, tu potresti usarne altri. E in realtà usandone altri lo freghi, ma l'avversario a quel punto li enumera pure lui, e quindi in realtà ci sono altre tecniche. Una di queste tecniche è MIC. MIC sostanzialmente funziona ancora per noi, ma non funziona per tutti. MIC consiste nel praticamente usare un tunnel cifrato verso, per esempio, direi Amazon o Microsoft o Google nell'originale implementazione. E questo tunnel cifrato è un tunnel HTTP dove tu mandi un header extra, e questo header extra sostanzialmente viene utilizzato come chiave per fare il routing della richiesta a un'altra macchina. Quindi tendenzialmente quello che un avversario vedrebbe in questo caso è che tu stai, che ne so, andando su google.com o comunque un sito che appartiene a Google, mentre in realtà questo ti sta solo proxando verso la destinazione vera e propria. E questa tecnica funziona abbastanza bene in Cina, questo è quello che mi avevano detto recentemente. Onestamente non è una cosa che so di prima mano, quindi se non è corretto comunque è un'affermazione che sono a distanza 2, non a distanza 1. Poi altra cosa che guardiamo è se tool per
per evadere la censura tipo Psyfon e Lantern funzionano. E sono tool che, per come ho capito io, hanno investito di più nell'evadere il bloccaggio, e quindi tipo hanno delle tecniche simili a quelle che stanno sopra, tipo bridge e mic e offuscamento del traffico, ma le combinano in modo smart e quindi sono più bravi a evadere di quanto si riesce a fare con Tor, anche perché con Tor uno dovrebbe, diciamo, autoconfigurarsi le cose, comunque insomma fare del lavoro manuale, loro dovrebbero riuscire a farlo. Quello che noi facevamo fino all'epoca del client desktop era lanciare il loro client nello stesso modo in cui lanciavamo Tor. Una cosa che adesso stiamo facendo è integrare nel nostro engine di misure direttamente Psyfon. Abbiamo lavorato a questo a maggio, mentre eravamo a Toronto, e abbiamo un prototipo di questa cosa che sostanzialmente ci permetterebbe di avere una libreria con interfaccia C++ dentro questo blobbone Go che è Psyfon, e che ti permette di tirare su un tunnel, vedere se funziona e tirarlo giù. Ok, una dei tool che sono stati creati sui dati che noi cerchiamo di raccogliere per vedere se si riesce a bypassare la censura è questo sito, che cerca di fare vedere se Tor è bloccato o no, e che usa come una delle fonti, la primaria, i dati di Uni. Tendenzialmente, se ho capito bene la tecnica, se il rate di successo è inferiore a una soglia che è vicino a 50, ma penso sia un po' più alta, no, il contrario, vabbè, dice sostanzialmente che Tor viene attivamente bloccato. Sull'Egitto si sa perché c'è aneddotica, e sulla Cina pure c'è aneddotica, in realtà, e anche in Bielorussia ci sono un sacco di pick-up interessanti che sono stati visionati da Leonid in passato. Se siete interessati, trovate sul blog a lui che vi racconta quello che guardava. L'ultima cosa che includiamo nelle app con cui facciamo misure sono test di velocità. In particolare NDT è un test abbastanza famoso nella comunità accademica, e che adesso è il test che viene utilizzato da Google quando voi scrivete How fast is my internet, che però forse non è abilitato in Italia, non sono sicuro. Forse lo è stato. Comunque, in molti paesi del mondo, se chiedete a Google quanto è veloce internet, vi compare un boxino che vi fa questo tipo di test. E questo test è molto interessante per ragioni che forse non è il caso di entrarci qua dentro, perché tipo, in realtà io ho fatto questo per anni, quindi mi innamoro di queste cose e ne parlo troppo. Però la base di questo ragionamento è semplicemente che il throttling è un altro modo di impedire alle persone di accedere alle informazioni, quindi fare misure di censura vuol dire anche a questo punto sempre di più capire che tipo di velocità è possibile ottenere, che tipo di atteggiamento ha la rete nei confronti dei pacchetti che vengono trasmessi. E il test NDT è bello perché sostanzialmente si basa su una patch del kernel che estrae tutte le informazioni interessanti, tipo, non lo so, perdite, stato di TCP, eccetera, campionando, e quindi ti dà proprio un profilo che puoi ricostruire tutto quello che è successo con intervalli di 5 millisecondi. Quindi questo, insomma, è molto interessante. Comunque, abbiamo fatto finta di essere un utente, abbiamo eseguito dei test, in qualche modo i test sono stati eseguiti. Quello che non vi ho detto è che c'è sempre una fase di negoziazione con dei servizi che abbiamo. E quello che si vede qua a sinistra, ci sono tutti i probe. A un certo punto i probe, cioè le sonde, mandano il risultato delle misure a una pipeline. Questa pipeline quello che fa semplicemente è collezionare i risultati, archiviarli, e io dico semplicemente, ma in realtà è molto complicato, solo che siccome io non la conosco, per me è semplice, e centrifugarli, cioè cercare di archiviarli in bucket di dimensione standard, e in qualche modo applicare della logica. La logica che viene applicata è quella che poi va a popolare un database dove poi viene detto: secondo noi questo è censura, secondo noi questa è un'anomalia, eccetera. Quindi la logica per capire, in base a n misure, che cosa è, diciamo, sospetto e che cosa no, sta lì, e poi appunto va in un database. Il database è la cosa, è diciamo, è l'input di UniExplorer. UniExplorer, explorer.uni.io, è questo servizio a cui stiamo lavorando per migliorarlo, perché in realtà non è usabilissimo ancora, che permette di esplorare le misure che abbiamo, permette di esplorarle per singolo paese e permette di vedere la singola misura. Quello che ho fatto io qua in questi screenshot è prima, diciamo, una visione generale, e poi sono andato a approfondire il South Sudan, che è uno dei risultati di cui vi parlo, cioè tipo vi racconto un pochettino che cosa abbiamo visto in South Sudan 3 giorni fa. E prima di però girare pagina, la cosa che volevo farvi, diciamo, sottolineare è che
ci sono queste specie di casette rosse sui paesi. Quello è quando noi siamo stati in grado di capire che tipo di infrastruttura, che tipo di macchina si trovava nella rete e veniva utilizzata o per proxare o per impedire, diciamo, ai pacchetti di passare. E i casi in cui identifichiamo il vendor sono quelli che noi chiamiamo censura. I casi in cui abbiamo tantissime anomalie, diciamo che probabilmente censura, altrimenti li consideriamo solo anomalie. Allora, South Sudan, il report è di 2 giorni fa. E il South Sudan è un paese in cui comunque non è facile avere misure, perché è un paese dove c'è una guerra civile. Si sono staccati come paese, direi che sono indipendenti dal 2011, hanno avuto delle guerre civili in passato con il resto del Sudan e ora stanno avendo delle guerre civili interne. Per, diciamo, cercare di districare la matassa e per avere misure, abbiamo fatto partnership con Tawrid, che è un acronimo che al momento sinceramente non ricordo, comunque è un'organizzazione di attivisti basata in South Sudan. E una cosa interessante è la demografia. Quante persone hanno internet? Allora, solo il 20% della popolazione, secondo statistiche, ha internet, prevalentemente nella capitale. E la cosa interessante è che quasi tutti hanno mobile. Quello che abbiamo fatto e quello che facciamo, ve l'ho preso come esempio perché era un esempio di non sappiamo quasi nulla di questo paese, qual è il processo di ricerca? Allora, quello che abbiamo fatto è stato fare ricerca su quali sono le URL ottimali da usare per il South Sudan. E quello che abbiamo trovato è stato un certo numero di siti, alcuni dei quali sono stranieri e sono il caso tipico di siti stranieri che vengono censurati, sono siti di diciamo che vengono percepiti come ostili alla politica dominante del governo, quindi che possono, diciamo, portare un punto di vista diverso o essere visti direttamente come, diciamo, intelligenza col nemico, ecco. Siti di questo tipo, oppure l'altro tipo di siti che vengono bloccati sono molto spesso blog di attivisti o organi di news indipendenti interni al paese stesso. Quello che abbiamo capito analizzando i dati, sostanzialmente che effettivamente c'erano dei casi di bloccaggio e in particolare abbiamo trovato un proxy. Che cosa significa? Allora, i casi di bloccaggio in realtà ve li ho già fatti vedere perché negli esempi che vi ho fatto un attimo fa, quando vi facevo vedere i risultati, questi erano tratti dal South Sudan. 10 minuti? Perfetto. Quindi di questo ne abbiamo già parlato. E il proxy, semplicemente abbiamo trovato una URL di un proxy specifica e quindi sappiamo di che tipo di proxy si tratta. Sul Mali, Mali 5 giorni fa, questo è un altro pattern tipico, le persone cominciano a impazzire perché non riescono a non so, usare WhatsApp oppure usare social media, la notizia si diffonde, a quel punto può capitare che qualcuno, come in questo caso una persona di Internet Sans Frontières, ci contatta e cerchiamo di capire. In realtà in questo caso non sono sicuro, onestamente riguardando stamattina per la prima volta i risultati, non sono sicuro che siamo sicuri perché abbiamo visto tendenzialmente WhatsApp e Telegram andare giù per molto poco tempo e non globalmente. Quindi questo non è del tutto chiaro e quindi in questi casi effettivamente è difficile dire sì, c'era censura. Una cosa importante da sottolineare è effettivamente che ci possono essere anche casi di semplicemente internet che va giù in un singolo posto. Per questo puntiamo molto sulle app mobile per avere più diversificazione. Un altro concetto che diciamo, è interessante è il concetto di internet shutdown, cioè quando un governo tira completamente giù internet. Ci sono posti in India dove questo è lo standard. Vorremmo tanto misurarlo, ma non è facile trovare qualcuno che va lì fisicamente con un device abbastanza complicato da capire come viene fatto fisicamente. Quindi noi non lo sappiamo esattamente come questo viene fatto. Ah, sull'Egitto, visto che manca poco tempo, comunque non voglio andare a lungo, vi dico solo una delle cose più interessanti che abbiamo scoperto, ossia che c'era quello che noi pensiamo sia, cioè pensiamo che questo succeda nel provider dominante, quindi Egypt Telecom, e c'erano casi in cui quando le persone chiedevano pagine che erano censurate perché l'Egitto e il governo egiziano aveva ordinato di censurarle, venivano rediretti su siti con advertisement oppure su siti che facevano mining di criptovalute. Questo era un caso abbastanza interessante e divertente. Un'altra cosa molto bella dell'Egitto è che l'abbiamo iniziato a
guardare nel 2016 e nel 2016 sembrava abbastanza facile, tra virgolette, diciamo, però c'erano delle intuizioni che permettevano di capire che c'era qualche macchina che intercettava la richiesta in volo e mandava una risposta prima che la richiesta andasse veramente al server. Adesso il pattern è cambiato e quindi apparentemente dalle misure della latenza ci sembra di poter concludere con due studi indipendenti, noi e Citizen Lab, che l'iniezione del pacchetto che rifiuta o che resetta la connessione avvenga quando viene ricevuta la risposta. E questo noi abbiamo postulato che sia stato fatto per rendere più difficile discriminare quello che sta succedendo e quindi attribuire e capire dove sta succedendo qualcosa. Sull'Egitto volevo dire molto di più, ma voglio anche lasciare spazio a domande. Comunque sul sito c'è un report abbastanza interessante che ha tutte queste chicche sull'Egitto. Vabbè, Cuba, diciamo, l'unica cosa che si può dire di Cuba è che, come dicevo, i pattern sono diversi, internet costa tantissimo, costa ma quasi direi un trentesimo del salario di una persona, una cosa del genere, o un quarantesimo, e quindi tipo i cubani tendono a usarlo solo per comunicare, e la maggior parte dei cubani che lo usa per comunicare, da quanto ci hanno detto loro, ha parenti all'estero che gli ricarica questa tessera che si usa. E l'altra cosa bella è che non esiste internet a casa a Cuba, esiste solo in luoghi pubblici e quindi la gente va nei parchi e si trovano tutti assieme. Quindi quello che diciamo nel video che potete trovare sul nostro sito, abbiamo fatto un documentario breve, è che la gente visita fisicamente internet, no, non va su internet, ci va proprio a piedi, ecco. Ok, questo è tutto, questa è una foto di un hackathon che ho messo per concludere. Boh, sono qua per domande e chiarimenti. Ah, la domanda è se abbiamo analizzato la situazione dell'Italia. Siamo censurati? Sì, allora, quello che mi ricordo sull'Italia è che ci sono un tot di siti che sono bloccati c'è l'amministrazione dei monopoli di Stato che dà questa lista di siti, tra l'altro mi sa che la persona che li mantiene o la manteneva in passato è qua la lista, l'ho visto prima comunque. In ogni caso, sì, c'è censura. Ad esempio, io mi ricordo Pirate Bay nel 2014-15 era censurato sia col DNS sia con diciamo, c'era il null routing del prefisso. Sì, forse era il prefisso, non sono sicuro se era solo l'IP o era tipo barra 26 o qualcosa di questo tipo. Comunque, quello che tu vedevi fisicamente è che i pacchetti non arrivavano, non arrivavano i pacchetti di risposta, potevi provare varie combinazioni anche a mano, mettendoti MTR, opzioni, eccetera. E nello spazio IP vicino, ma non ricordo la distanza, invece riuscivi a ottenere una risposta. Grazie a voi.